Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla, ragazzi. Allora, raga, after patch della duplicazione con la base operativa, ragazzi. Allora, la duplicazione è diventata un po' più lunga, ragazzi, ma niente di impossibile. La cosa fantastica che è in solo. Quindi, requisiti, raga, base operativa con all'interno la ISI, quindi il veicolo da duplicare, e dobbiamo avere una moto, ragazzi. A questo punto ci servirà l'ufficio CEO con almeno un piano, e questo piano deve essere pieno di veicoli, ragazzi, e almeno una moto, ragazzi. A questo punto, una volta che abbiamo fatto ciò, ci servirà il COM, quindi il bunker, ragazzi, e dentro il COM ci dobbiamo mettere al deposito veicoli, quindi al terzo posto, una elici. Comunque sia, un veicolo da sacrificare, ragazzi, deve stare all'interno del COM. A questo punto possiamo iniziare con il glitch, ragazzi, ed entriamo dentro la nostra base operativa, ragazzi. Vi ricordo che questo glitch, raga, non cambia le targhe, quindi dopo che vendete più di due macchine vi darà automaticamente il blocco vendite. Quindi vi consiglio vivamente di mettere le targhe personalizzate prima di vendere le auto, ragazzi, fondamentale. A questo punto, raga, ci dirigiamo sul veicolo che vogliamo duplicare. Quindi a questo punto, una volta sulla ISI, raga, schiacciamo freccia sinistra, non vi sbagliate. Una volta che avete schiacciato freccia sinistra, raga, dopo un breve caricamento saremo all'interno del nostro Avenger. A questo punto, una volta all'interno dell'Avenger, ragazzi, facciamo una modifica qualsiasi e usciamo, ragazzi, dall'Avenger. Una volta che saremo tornati dentro la base, ragazzi, ci farà scendere dal veicolo, noi risaliamo sul veicolo e usciamo dalla base accelerando. A questo punto non ci resta altro che scendere, ragazzi, dal veicolo e mandare al deposito la nostra ISI dal menu interazione. A questo punto chiamiamo il meccanico, regà, e andiamo a richiedere la moto che avevamo messo nel piano dell'ufficio CEO. Regà, una volta richiamata la moto, aspettiamo che arriva, e quando la moto arriva saliamo sulla moto ed entriamo dentro la base operativa, ragazzi. Mi raccomando, dovete sostituirla con la moto che sta dentro la base operativa che vi ho fatto mettere all'inizio del glitch, ragazzi. Quindi accettate il messaggio di sostituzione senza nessun problema, regà, e sostituite il veicolo. Quindi, una volta che l'abbiamo sostituito, a questo punto non ci resta altro che riandare, regà, sul veicolo che vogliamo duplicare, quindi di nuovo sulla ISI. Una volta sulla ISI, ragazzi, dobbiamo fare di nuovo freccia sinistra per entrare nelle modifiche dell'Avenger e spawneremo, ragazzi, invece che con l'auto, a piedi. A questo punto siamo quasi alla fine della duplicazione, regà. Non ci resta altro che andare in questo punto dell'Avenger, ragazzi, e cliccare AOX per uscire dal portellone davanti. Non ci farà uscire, ma dopo circa 5 secondi ci butterà fuori in automatico dall'Avenger, ragazzi, e spawneremo all'interno della nostra base operativa, che sarà completamente glitchata senza nessun veicolo. E dopo alcuni secondi, regà, spawneremo in un punto a casissimo della mappa. Adesso dobbiamo richiedere il veicolo da sacrificare, il veicolo che avevamo messo all'interno del nostro COM, ragazzi. Una volta che siamo sicuri che il veicolo è spawnato, regà, non ci resta altro
che andare dal nostro CEO. Voi potete usare il teletrasporto oppure potete usare un veicolo speciale. Io ragazzi preferisco usare il veicolo speciale per sicurezza, perché se a volte il teletrasporto viene fatto male può succedere che il glitch si sbagga e bisogna riniziare tutto da capo. Vi lascio a voi la decisione di come spostarvi. Io quindi prenderò lo sparro e andrò al mio ufficio CEO. Quindi raga, a questo punto, una volta arrivati al nostro ufficio CEO, dobbiamo rubare un'auto di un civile qualsiasi, ragazzi, l'importante è che non sia la nostra. Quindi io scendo dallo sparro, prendo a casissimo quest'auto del civile e la inserisco nel piano 1 da dove ho preso la moto prima del CEO, ragazzi, fondamentale, dovete reinserirla nello stesso piano, solo il glitch non funziona. Adesso ragazzi sarà una breve schermata nera, dopodiché una schermata glitchata e spawneremo all'interno della nostra base, ragazzi. A questo punto non ci resta altro che andare sulla Easy, raga, fare una piccola modifica, e una volta che abbiamo fatto la modifica avremo completato la nostra duplicazione. Quindi la LG che stava dentro il COM, ragazzi, è diventata una Easy. Vi ricordo che per vendere queste auto dovete avere la targa personalizzata, se no vi darà il blocco vendite, ragazzi. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento e supportate Xavix. Se volete avere la conferma, ragazzi, che la duplicazione è stata fatta correttamente, aprite il telefono, regà, provate a comprare qualsiasi veicolo nel COM e come potete vedere invece della LG ci sarà la Easy. Quindi lasciate un like, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina e se vi serve un account moddati per Xbox, ragazzi, non esitate a contattarmi. E svada bam, regà, al prossimo video, buona visione.